Secondo la CEA, l'Associazione Europea dei Costruttori Automobilistici, BMW e Mini sono le vetture che hanno un minore impatto ambientale. Così l'hanno dichiarato durante il 2009 e vediamo questo servizio dove si riprende tutto questo discorso della CEA, l'Associazione Europea dei Costruttori Automobilistici, per quanto riguarda l'efficient dynamics di BMW e Mini. BMW Efficient Dynamics è parte integrante di ogni automobile nuova BMW. Più di qualsiasi altro costruttore, BMW Group ha perseguito l'obiettivo di incrementare l'efficienza delle automobili riducendo nello stesso tempo i consumi e le emissioni. Oggi sono già 32 le automobili BMW e Mini al di sotto della soglia dei 140 grammi di CO2 per chilometro, soglia di autoregolamentazione ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei. Un recente studio della Federazione Europea per i Trasporti e l'Ambiente ha confermato ancora una volta l'impatto positivo dell'Efficient Dynamics, tanto che il BMW Group, tra tutti i costruttori di auto nel mercato europeo, ha nuovamente fatto registrare i maggiori progressi in termini di efficienza. L'analisi della Federazione Europea dei Trasporti fa particolare riferimento all'effetto su larga scala del concetto Efficient Dynamics. Mentre gli altri costruttori offrono tecnologie per ridurre consumi ed emissioni solo in specifici modelli e in alcuni casi con costi aggiuntivi, queste tecnologie sono invece in dotazione standard sia per vetture BMW che per Mini, con l'equivalente minimalism. Già nel 2000, il BMW Group ha lanciato Efficient Dynamics, una strategia di sviluppo che oggi porta benefici tangibili per l'ambiente, per il risparmio delle risorse e per i clienti. Le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli del BMW Group nell'Europa dei 15 sono calate quasi del 27% tra il 1995 e il 2008. L'introduzione di tecnologie quali il Brake Energy Regeneration, la funzione Auto Start Stop, il controllo attivo dei deflettori o l'indicatore di cambio marcia offrono un equilibrio particolarmente favorevole tra risparmio di carburante e incremento di prestazioni, con l'abbattimento dei valori di CO2 per chilometro. La gamma di modelli ad alta efficienza si estende dalla Mini Cooper D da 110 cavalli e un valore di CO2 pari a 104, fino alla BMW 730D da 245 cavalli ed emissioni pari a 178 grammi per chilometro, valore al di sotto di altri costruttori europei con maggiori volumi di produzione e vendita. L'Efficient Dynamics è per BMW Group il primo passo di un grande progetto di sostenibilità ambientale che è solo all'inizio. Un progetto articolato in vari stadi, partito con la commercializzazione della BMW Active Hybrid 7 e della BMW Active Hybrid X6. Il futuro sarà sempre più elettrico. 600 Mini E stanno effettuando un test su larga scala sulle strade degli Stati Uniti, di Germania e Gran Bretagna. La Concept Vision Efficient Dynamics, presentata al Salone di Francoforte, aprirà la strada a nuove e diversificate strategie per ridurre al massimo l'impatto ambientale dell'automobile. Per i futuri veicoli ibridi ed elettrici, BMW Group si è assicurata la collaborazione della SB Lymotive, azienda leader nelle batterie a ioni di litio, in joint venture tra Bosch e Samsung. Ancora una volta, BMW è partita in testa per arrivare prima degli altri. Ed ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo con Electric Motor News, il primo e unico programma italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica.